Frutto da tre errori che forse nemmeno in terza categoria si vedono. Due falli laterali e una palla in orizzontale subito dopo aver subito il primo gol. La partita poi si è chiusa tutta lì. L'approccio alla gara era stato fatto abbastanza bene, la squadra ha tenuto bene il campo, anche perché non ricordo azioni del Biceglie, se non quelle poi sul 10 contro 11 ci sta, comunque è una super squadra questa. Noi abbiamo pagato a caro prezzo quegli errori in 8 minuti e poi è stata dura. Abbiamo cercato di riaprirla subito con il gol all'inizio del secondo tempo, ma poi l'espulsione di Avantaggiati per una sciocchezza veramente, visto che siamo in ambito di terza categoria, proprio di terza categoria, ha spezzato poi definitivamente le gambe alla squadra. È un giudizio per me positivo, perché io, ok che magari i più guardano il risultato, io guardo la prestazione, la squadra anche oggi ha giocato bene, purtroppo vabbè, il risultato non è dalla nostra parte, ma credo che comunque io come tecnico, al di là di mettere i giocatori davanti al portiere, poi io non posso andare oltre, no? Poi se il giocatore sbaglia come le occasioni oggi sullo 0-0, io poi sinceramente credo di poter fare poco.